trovati al grande spettacolo della Serie A, al grande spettacolo del Terni League. Non c'è mai stata nella storia della Serie A del Terni League un quarto di finale scudetto, ma quella che ci apprestiamo ad assistere stasera è forse la partita che più gli assomiglia, perché da una parte c'è la Aston Villa che al termine di una grande cavalcata di rimonta è riuscita ad arrivare lì agli stessi punti di Ares Liverpool, che hanno perso un po' di terreno per strada ma che sono ancora ad un passo dal sogno delle finali scudetto. L'imperativo è quello di vincere, perché chi vince questa sera sarà matematicamente in semifinale di scudetto con un turno anticipo in virtù degli sconti diretti e del calendario che vede soltanto un'altra giornata. Il pareggio rimanderebbe tutto all'ultima giornata, e allora questa, se non è un quarto di finale, poco ci manca, ma questa è una partita da grandi interpreti. Ci sono i ragazzi della Aston Villa con il sapore che profuma di Black Cats, che vogliono magari andare lì a cercare di strappare il titolo ai White Devils poi nelle finali. Dall'altra parte però c'è una squadra di grande qualità e orgoglio guidata dalla forza e l'influenza di Alessio Scatena. E allora dal campo Terni Est, questa è la sfida valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie A. Questa è la partita che frappone Aston Villa contro Alessio Liverpool. Scatena col destro, Domenichelli la tiene in due tempi e poi la schiaccia, il pallone passa, attenzione a Pionello, Pionello col mancino, Sciamannini ci mette una pezza. Buco difensivo dell'RS Liverpool che però si riproietta avanti ora con Viali. Viali si accentra, lo chiude bene Caromani, il ritmo è frenetico. E Romualdi addirittura calcia in porta per spazzare al sesto minuto, e questa prima vera grande chance del match. Cerca l'imbucata, non trova nessuno, trova se non Luca Romualdi. Arriva di azione ma sbaglia, Pianello ci sta. E allora Lucarini, punta Scatena, calcia col destro! Palla all'angolino, si sblocca la super sfida. Il gol della Aston Villa con Lucarini. Un altro errore in uscita da parte dell'Ares Liverpool, che non ha capito bene la lezione di poc'anzi. Lucarini poi è molto freddo a portarsi la palla sul suo piede preferito. Calcia radente al palo, Sciamannini non può nulla, è il minuto numero 8 e avanti Aston Villa. Scatena, va dentro, facile fredda di Domenichelli che poi rinverdisce e contrattacca ancora Pionello, aggancio sinuoso, Pionello va col mancino, Pionello! Cordiani dentro su Scatena che è solo, Scatena, Domenichelli lo mura, poi Cordiani, c'è Carovani sulla linea di porta, Scatena messo giù, è tutto regolare, si continua a giocare con Cordiani che calcia fuori, Scatena protesta con l'arbitro, voleva il calcio di rigore, come al solito in questi casi, diciamo le solite parole, le immagini sono queste, lasciamo a voi giudizio, la sensazione è che il contatto potesse anche esserci, andiamo a rivederlo. Qua riparte Romualdi a gran velocità, Romualdi col destro, ora cresce però la formazione giallonera. Caromani, suola e va, ok, arriva Lucarini veloce, viene servito Lucarini, dietro ancora su Caromani, gran finta di corpo, Caromani col destro, 2-0 Aston Villa, giocata meravigliosa da parte di Andrea Caromani, che con un bellissimo movimento col corpo riesce anche a crearsi lo spazio da calciare. A quel punto lo fa con un destro implacabile per Verde. Al minuto numero 14 Aston Villa è sul 2-0. Cordiani bene su Romualdi, c'è anche De Muro, Romualdi si accentra, prova il destro e calcia male però, o almeno non trova lo specchio alla porta. Ancora De Muro con un po' di spazio, De Muro si accentra, scocca il mancino, respinto Caromani, Lucarini, attenzione a Pionello che può partire in contropiede, Scatena col tacco lo delimita, poi De Muro sbaglia a sua volta, Caromani con la magia, De Muro gli frana contro e viene ammonito. Lucarini con l'esterno su Caromani, pallone scarico verso Lucarini, murato per Romualdi, Scatena in contropiede, Scatena passa, occhio perché c'è Angelici tutto solo, Scatena lo vede, lo serve, Angelici col destro, Domenichelli a dire di no. Attenzione, il tacco per la conclusione poi di Lucarini. Bella giocata con Piovanella a servire Lucarini, che caccia però fuori dallo specchio della porta. Si propone ora De Muro, Romualdi, De Muro, palo e poi ancora palo, incredibile! Incredibile che cosa si è divorato De Muro, la terminazione bellissima. Ha avuto due chance concesse al fato, non le ha sfruttate. Numero di Scatena, la mette al centro, la palla bassa e poi Angelici si salva solo per un attimo, poi ancora Angelici a calciare per addosso a Caromani. Scatena, rischia molto ma alla fine il pallone arriva a destinazione che è De Muro, De Muro col mancino, Domenichelli in due tempi la tiene lì anche sulla pressione di Romualdi. Scatena, ora il match è bellissimo, De Muro, finta di corpo che lancia Angelici con la punta, Angelici due rimpalli alla fine, Romualdi nel dubbio la sospinge in porta. Minuto numero 21, arriva il centro da parte di Alessio Liverpool che con le sostituzioni, con gli ingressi di De Muro e Angelici ha cambiato volto e rientra in partita. Timeout chiesto ora dalla formazione della Aston Villa. Ultimi 30 secondi di primo tempo, poi recupero Piovanello, lo scarico su Lucarini che calcia fuori, Angelici
col tacco su Scatena, pallone che sfila al lato. Cortiani batte forte dentro verso Angelici, Pippo Angelici dentro il primo minuto di recupero, segna il punto del 2-2, parità ristabilita con Angelici, che l'avevo detto prima, ha dato una grande ventata di grinta, carisma e qualità. In questo caso la difesa della Aston Villa se lo dimentica malamente e lui fa centro, 2-2. Cordiani passa, Cordiani insiste, Toni scivolata, Cordiani fino in fondo, Domenichelli compie un miracolo. Scatena, pallone buono verso Cordiani, Cordiani con l'esterno, Domenichelli va in scatena, ancora palo. Non è finita, Romualdi si immola, Caromani, che zia Domenichelli hanno fatto due miracoli. Clamoroso, poi Piovanello, succede tutto nel recupero. Pallone alta, attenzione che parte Lucarini che è molto veloce. Piovanello lo sa, lo premia. Lucarini col tocco morbido, Leonardo! Lucarini 3-2! Clamoroso! L'Alessandria del Poli è un passo prima del 3-2 con una doppia occasione. Paga Dazio in contropiede con Lucarini che è una freccia. Piovanello lo premia a meraviglia. Leonardo Lucarini con un tocco morbido. Beffa verde, 3-2 allo scadere del primo tempo. Si va a riposo con i punteggi di 3-2 per l'Aston Villa, una partita spettacolare. Scatena, Cordiani, scatena, va col destro Domenichelli. Piovanello, Guizzo, Mancino, alto. Piovanello vince di forza questo contrasto, avanza Alessandro Piovanello, 4-2 Aston Villa. Prepotenza, classe, esperienza, Piovanello ci ha messo tutto, ha vinto un duello con Viali di forza e arguzia. Poi a tu per tu con Verde, lo fredda così, minuto numero 9. Ora, di nuovo, più 2 a Aston Villa. Scatena, passa su Tariello, palla verso Cordiani. Serviva questo, serviva la giocata di Alessio Cordiani che segna un gol bellissimo, ma soprattutto è molto importante perché sono trascorsi due minuti dopo la rete del 4-2 della Aston Villa e arriva un punto importante che rimette vicino l'Alessio Liverpool alla preda, 4-3 con questa gemma del numero 9. Attenzione a Viali che resta in posizione offensiva, Viali sfida Ridolfi, se va a sinistra, Viali col mancino. Cordiani la perde, Ridolfi la conserva, poi la perde anche lui. Arriva Cordiani, attenzione Cordiani, punta Domenichelli che non ci sta ancora una volta. Cordiani dentro! Dove c'è Alessio Scatena che fa 4-4 un'altra volta. Si è addormentata a Aston Villa un'altra volta. La ripresa l'Alessio Liverpool con Scatena che tutto solo, così come Angelici nel primo tempo, fa 4-4, minuto 18. Ci attendo un finale thriller perché il pari in questo momento serve a poco, rimanderebbe tutto all'ultimo turno. Avete poi al centro, interviene bene De Muru, catticina Ridolfi, occhio a contropiede, De Muru avanza e passa via, Scatena 2 contro 2, Scatena, arriva anche Cordiani, Scatena in questo momento fa, decide di fare da solo, Scatena fa male anche se subisce il fallo di Lucarini. Rincorsa lunga per entrambi, ma va Pippo? No, si allontana, va Scatena col destro, para Domenichelli, fa la ribattuta, porta il centro di Alessio Cordiani, incredibile. L'Alessio del Pollione davanti al minuto numero 20 trova il centro, Cordiani a doppietta personale. È bravo l'attaccante giallo-nero a ribadire in porta la precedente doppia respinta. E adesso cambia tutto per la prima volta. È sotto la Aston Villa e avanti al Liverpool. Lucarini, è diventato Piovanello, è uscito Toni. Lucarini, Cordiani, gli strappava questo pallone Cordiani, tu per tu col portiere. Cordiani lo mette a terra, Alessio Cordiani! 6-4 Liverpool Ares! Cordiani approfitta dello svarione di Lucarini, che così regala una tostrada a Cordiani. A quel punto lui è freddo, è chirurgico. Si lura a Domenichelli e se ne è il più 2 quando siamo ora dentro al minuto 25. Piovanello interviene qui ancora Cordiani. Cordiani passa ancora. Cordiani, Mancino! Ha deciso lui di portare Alessio Liverpool in semifinale scudetto. Lo fa così Alessio Cordiani con la giocata magistrale, personale. Dentro all'unico minuto di recupero concesso al direttore di gara. Arriva al centro il più 3 Alessio Liverpool, che oramai sì, sono ad un passo alla semifinale scudetto. Attenzione, parola che passa, c'è il colpo di tacco credo di Caromani, utile soltanto ad alleviare la pillola perché è un meno 2, finisce qui il big match dell'Alessio Liverpool, quindi è matematicamente in semifinale di scudetto, affronterà il San Giovanni Bosco
si arrende così a Aston Villa, che paga non tanto la sfida di questa sera quanto un avvio di campionato deficitario. E in semifinale ci vanno i gialloneri, che tornano così a giocarsi il titolo scudetto, prima col San Gianni Bosco e poi chissà contro i campioni in carica di tutti i White Devils.